Vabbè, allora noi questa sera iniziamo con un nuovo capitolo, cioè il racconto dei lebbrosi, che sicuramente voi avete, tutti quelli che sono andati a messa, avete ascoltato domenica. Io ho fatto, vi stavo dicendo prima, una piccola inchiesta martedì scorso all'altro gruppo per conoscere un pochino i vari parroci e di chi avevano parlato, e tutti indistintamente hanno parlato di questo racconto in termini di riconoscenza. Anche io sono stata messa qui, anche con Antonello, insomma. Quindi i 10 lebbrosi, quello lì che si salva, perché? Perché è stato capace di dire grazie e riconoscendo verso Gesù, e quindi qua abbiamo il discorso, insomma, il cristiano gli dovrebbe dire grazie a tutti, anche agli fratelli, eccetera. Ora, questo tema, guardate, è sicuramente incluso nel discorso dei 10 lebbrosi, ma questo discorso ha un contenuto teologico che va ben oltre questo tema del semplice riconoscimento. E quindi stasera noi partiamo proprio ponendoci questo problema. Come al solito, io non attacco direttamente il testo, ma vi fornisco degli elementi che poi, la volta prossima, quando inizieremo il testo, vi aiuteranno sicuramente a capire questo contenuto teologico di cui vi parlavo. E quindi anzitutto leggiamoci il racconto, così come ci viene come proposto da Luca. Siamo al capitolo 17 del Vangelo di Luca. Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Appena li vide, Gesù disse loro: andate a presentarvi ai sacerdoti. E mentre essi andavano furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a grande voce e si prostrò davanti a Gesù ai suoi piedi per ringraziarlo. Il tema del ringraziamento. Era un samaritano, ma Gesù osservò: non ne sono stati purificati 10? E gli altri 9 dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio. Questo è un altro tema più importante del primo. Lo dice Gesù: non si trova nessuno che si deve rendere gloria a Dio. All'infuori di questo straniero, egli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Allora, prima di tutto, noi ci dobbiamo chiedere: questo racconto è un racconto vero o un racconto inventato? Perché è vero, voi dite, perché chiaramente a secondo della natura del racconto noi dobbiamo leggerlo in certo modo. Il racconto del buon samaritano, ad esempio, è un racconto vero per quanto riguarda il contenuto teologico, ma è totalmente inventato come azione, come da un punto di vista storico. È un'allegoria e quindi va letta, è un simbolismo estremo, quindi deve essere letta, ogni virgola ha un significato simbolico. Ma questo racconto è un racconto vero o è un racconto inventato? Vi faccio questa domanda perché, come capirete meglio quando vi dirò tutto ciò che riguarda i lebbrosi e come questo tema della lebbra veniva vissuto in Israele ai tempi di Gesù, uno che guarisce da una botta 10 lebbrosi è un miracolo di, ma così eclatante da fare mai il tempio, più importante di quello della moltiplicazione dei pani, più importante di quello della guarigione del cieco nato. E come si spiega questo racconto solo in Luca? Giovanni, Marco, Matteo, Paolo nei loro scritti non ne fanno il minimo cenno? E quindi chiaramente viene il dubbio, ma che questo racconto fosse inventato,
cioè Luca l'ha costruito ad arte, può far capire certe cose, ma non si può fare questo. Sta a spegnere. Da una parte. Dall'altra parte però facciamo delle considerazioni. Per esempio, nel Vangelo di Luca, a un certo punto, siamo al capitolo 11, Giovanni Battista si trova in carcere per il fatto di Erodia, da accusato Erodia del marito di incesto, come l'hanno messo in carcere. Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, quindi Cristo già stava operando, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? Gesù rispose loro: andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete, cioè che, ciò che voi potete sperimentare. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo, beato colui che non trova in me motivi di scandalo. Vedete, Gesù annuncia quello che è il suo programma di azione, programma che può essere sperimentato da tutti, non dai credenti, non dagli esegeti, non da chiunque può vedere, toccare, sperimentare ciò che Gesù fa. E tra queste cose c'è stata la purificazione dei lebbrosi. Quindi è sicuro che Gesù, naturalmente tutte queste parole di Gesù non sono altro che una messa insieme di profezie dell'Antico Testamento. Isaia, Osea, cioè avevano profetizzato tutte queste cose. Vi faccio un solo esempio: il profeta Isaia, 800 anni prima di Cristo, scrive al capitolo 35 di Isaia: dite agli smarriti di cuore, coraggio, non temete, ecco viene il vostro Dio, egli viene a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi, si schiuderanno gli orecchi dei sordi, allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto, perché scaturiranno acque nel deserto. In altri brani parla di coloro che sono nella polvere. Coloro che sono nella polvere, nel linguaggio non biblico, indicano sia i cadaveri sia i lebbrosi, che per quella mentalità erano la stessissima, identica cosa. E allora vedete, i profeti hanno profetizzato un Messia che compie certi gesti. Giovanni Battista, che è un profeta, a un certo punto si trova perplesso, perché lui, che è un giusto, si trova in galera, ed Erode, che è tutt'altro che un giusto, sta a vedersi le danze dei sette veli e dice, e manda a chiedere a Gesù: ma se tu il Messia, e se tu sei il Messia, perché non portano pochi giustizia in coppa faccia terra, insomma? E Gesù risponde in quel modo. Allora, se Gesù risponde in quel modo, e noi sappiamo che Gesù non è una canna agitata dal vento, ma è un uomo veramente tutto di un pezzo, dice i lebbrosi sono purificati, vuol dire che veramente Gesù è venuto a contatto con i lebbrosi, veramente li ha guariti, veramente li ha mandati, come si usava allora, con i tempi e così via. E allora, se le cose stanno in questi termini, non c'è nulla che ci vieti di credere che il racconto di Luca abbia sicuramente un fondamento di verità. D'altra parte, miracoli di guarigione dei lebbrosi li troviamo in tutti i Vangeli. Per esempio, nel Vangelo di Matteo c'è quel famoso banchetto a Betania di Simone il lebbroso, che era stato guarito dalla lepra da Gesù, e quindi chiaramente organizza un banchetto per ringraziare. Perché pensare che Simone il lebbroso organizzasse un banchetto essendo ancora lebbroso è pura follia, perché anche il tentativo di fare una cosa del genere avrebbe comportato l'immediata lapidazione
di questo Simone. Quindi Simone è una persona guarita dalla lepra. E allora, come ha guarito Don Simone, e l'ha fatto secondo le leggi ebraiche, e anche secondo, per un motivo chiarissimo, Gesù guarisce i sordi non per risolvere il problema della sordità, quello spetta a noi farlo. Gesù guarisce dei ciechi non perché vuole risolvere il problema della cecità, quello spetta a noi farlo, ma perché dà dei segni messianici, vuol far capire che lui è il Messia, e quindi manda poi queste persone guarite dalle autorità religiose di quel tempo per farsi accettare. È chiaro il discorso. In più c'è un altro elemento da considerare, ed è un miracolo sempre di lebbra, di guarigione di lebbra, che troviamo nel Vangelo di Matteo al capitolo 8. Matteo scrive così: scese dal monte e molta gente lo seguì, ed ecco, gli si avvicinò un lebbroso, si prostrò davanti a lui e disse: Signore, se vuoi puoi purificarmi. Tese la mano e lo toccò dicendo: io lo voglio, sii purificato. E subito la sua lebbra fu guarita. Poi Gesù gli disse: guardati bene da dirlo a qualcuno, invece va e mostrati al sacerdote del tempio e presenta l'offerta prescritta da Mosè come testimonianza per loro. Vedete, Gesù vuol dare un annuncio, vuol dare un messaggio ai sacerdoti del tempio, e utilizza. Se vedete bene, questo racconto è totalmente sovrapponibile a quello di Luca. Gli stessi personaggi, le stesse dinamiche, la stessa struttura verbale. Nel racconto di Luca tutti i verbi sono verbi che indicano movimento: venne, andò, si recava, arrivarono dei lebbrosi, andate nel tempio, tornarono indietro, va dunque al tempio. Tutti nel racconto dopo di Matteo è la stessissima cosa. Questo, l'unica differenza di fondo qual è? Che uno solo. Matteo dice che era uno. Però guardate che Matteo, come si fa a capire la chiusura del racconto, andate dal sacerdote come ha scritto Mosè, cioè, Matteo vuole dimostrare che Gesù è il Messia profetizzato da tutti i profeti di Israele. Luca invece vuole dimostrare che il quale scrive non per la chiesa giudaica ma per la chiesa gentilizia, vuole dimostrare che Gesù è il portatore della salvezza universale per tutti quanti. E allora quell'uno diventa 10. Luca e Matteo non si conoscono proprio fra di loro. Matteo non conosce il Vangelo di Luca. Luca non conosce il Vangelo di Matteo. Due uomini diversi che in tempi diversi, in località diverse, hanno scritto i loro Vangeli, eppure hanno un pozzo di punti in comune. Pensate solo ai Vangeli dell'infanzia. Allora questo che vuol dire? Che dietro Matteo, dietro Luca, ci sta una fonte più antica dell'uno e dell'altro, una fonte costituita da testimoni oculari di questi fatti, i quali riferiscono questi fatti sia a Matteo che a Luca. Poi Matteo e Luca, a secondo del taglio che vogliono dare al loro Vangelo, Matteo scrive per gli ebrei, Luca scrive per i gentili, utilizzano un linguaggio, delle forme letterarie diverse. Non so se sono riuscito a farmi capire. Quindi è chiaro. E allora, concludendo, noi potremmo dire alla domanda che facevo prima: questo Vangelo è questo racconto è vero o è falso? È sicuramente vero, però è reso come una parabola. Non sappiamo se era uno, due, devo dire. Dunque, sicuramente c'erano delle bruci, sicuramente la guarita. Poi vedremo perché Luca dice che sono 10. Lo vedremo poi quando arriveremo a quel versetto lì. Questa era una prima considerazione. Una seconda considerazione: voi sapete che cos'è la lebbra? Io sì. Buonasera. La lebbra è una malattia infettiva e contagiosa. È una malattia infettiva perché è provocato da un batterio che si chiama Mycobacterium Hansen, perché Hansen è uno studioso che il primo a trovarlo al microscopio.
È contagiosa perché basta stare vicino al lebbroso, basta sfiorarlo per contagiarsi. Perché questo batterio entra attraverso la pelle. In che modo? Toccando un lebbroso, standogli vicino. E guardate che il batterio si trova solo ed esclusivamente nei lebbrosi. Questo micobatterio non si trova nell'acqua, nell'aria, nella terra, nell'etame, negli animali, si trova solo ed esclusivamente nei lebbrosi. Se gli uomini fossero così intelligenti da curare contemporaneamente, però, tutti i lebbrosi del mondo, la lebbra scomparirebbe. Ma esiste ancora? Esiste, no, come? Esiste, si cura e si guarisce. Sì, esiste, si cura e si guarisce, ed esiste soprattutto in paesi del terzo mondo. I paesi più infettati sono l'India e il Brasile. Scusate, il lebbroso è andato da fatto. Come? Il lebbroso è andato da fatto. Dai racchi mi pare che sia. Non si sa, non si sa. È probabile che nel passato remoto, da qualche animale si è passato nell'uomo e poi è diventato quindi una zoonosi, che però poi è diventata una malattia. Comunque, questo batterio, una volta giunto sulla cute, penetra attraverso di essa, soprattutto però non sulla pelle proprio, ma sulle mucose orali, genitali, ma in modo particolare sulle mucose del naso. Per cui uno che si ricurriva in un naso e poi praticamente tocca, se vuole, non può contaminare. Una volta che è penetrato viene subito aggredito dagli anticorpi, dalle difese organiche, e si formano dei granulomi, cioè come delle palline. Per cui il volto di queste persone, si copre tutte quali di questi granulomi. In un secondo momento, attraverso i vasellini linfatici, questo microbo giunge nelle fibre nervose, i nervi, e si stabilizza in questi nervi distruggendoli. Per cui la prima caratteristica è che questa persona perde la sensibilità. Se un nervoso mette la mano nell'acqua bollente, non si scopre. Con il passare degli anni, questa malattia dura molti anni, i tessuti innervati da questi nervi distrutti muoiono, perché i nervi innervano anche i vasi sanguigni, quindi non essendoci più la funzione del nervo, anche la funzione del vaso sanguigno si altera, per cui questi tessuti si necrotizzano e se ne cadono pochi pezzi. Si comincia da quelli più delicati, quindi dal naso, il nervoso come prima cosa perde un naso, poi perde le labbra, poi comincia a perdere le dita delle mani e poi quelle dei piedi, poi vengono attaccate all'articolazione. Alla fine, dopo molti anni, vengono attaccati gli organi interni e finalmente sta persona. Finalmente. Questo quindi, che io ho detto, è una, diciamo, presentazione della lebbra da un punto di vista scientifico. Ma se noi volessimo fare un discorso di tipo sociale, noi dovremmo dire che quando una persona si contagia perché è stata vicino a un lebbroso, perché si sviluppi la malattia, ma ce ne vuole. Cioè nel 99% delle persone contagiate la malattia non si sviluppa. Perché? Perché le difese organiche distruggono l'organismo appena arriva. Se però la persona ha delle difese organiche scadenti, se è denutrito, se non mangia bene, se vive in una condizione di scarsa igiene e così via, la lebbra la piglia e viceversa nel caso opposto. Allora, per madre Teresa curava il lebbroso. Madre Teresa di Calcutta frequentava il lebbroso. E non ha mai pigliato la lebbra. E quindi praticamente, allora, se da un punto di vista medico dobbiamo dire è una malattia infettiva e contagiosa, da un punto di vista sociale dobbiamo dire la lebbra è provocata dalla povertà, è la malattia dei poveri. Ok? Questo quindi, come reagiscono? Come si reagisce in generale? In Italia, per esempio, stanno alcune decine di casi,
e sono tutti di importazione, cioè di persone che vengono dall'altra parte. Però negli stati dove ce n'è stata tanta, queste persone sono sempre state buttate ai margini della società, nel più totale disinteresse. Non so se avete visto Papillon, quando questi se ne fuggono dal carcere, nella foresta che trovano un villaggio di persone che li aiutano, e poi che scoprono che sono tutti del flusso, quindi se devono fuggire Benur, quello poi lo accenno dopo per un altro motivo, ok? Quindi questo abbiamo presentato un po' la lebbra così in generale. Ora, in Israele ai tempi di Gesù come veniva affrontato tutto questo problema? La prima cosa, con il termine lebbra in Israele si indicavano tutte le malattie cutanee caratterizzate da macchie, buboni, ulcere e così via. Per cui, per esempio, una dermatite da contatto, una dermatite seborroica, un acne giovanile, tutto veniva definito lebbra. Allora, in questi casi la persona malata era obbligata a recarsi al tempio. Nel tempio c'è stata proprio una stanza, una tipo infermeria, diciamo così, dove c'erano dei sacerdoti specializzati, i quali certo non sapevano, tenevano i microscopi, non sapevano il bacino di Hansen, però sapevano che per esempio si perde la sensibilità, sapevano che sulle macchie di pelle i peli sono normali, nei lebbrosi i peli diventano immediatamente bianchi, e quindi facevano un esame della situazione. E utilizzavano molti medicinali di loro creazione, per esempio unguenti a base di catrame, a base di zolfo, di erbe varie e così via, per cui questa persona veniva fatta curare. Poi ogni 7 giorni si doveva presentare dal sacerdote, se si vedevano dei segni di miglioramento vuol dire che non era lebbra vera e propria, e questa persona veniva dichiarata pura. Doveva fare un bagno nel mikvà del tempio, doveva lavare i vestiti, doveva offrire un sacrificio di riparazione, poi il sacerdote gli faceva una preghiera, e questo qui era dichiarato puro e poteva era riammesso. Tutte queste cose, guardate, noi le troviamo nel libro del Levitico. Il Levitico è uno dei testi della Torah, uno dei 5 testi della Torah, e precisamente nei capitoli 13 e 14. Quindi, se qualcuno è interessato, Levitico, capitoli 13 e 14. Io vi leggo solo alcuni versetti perché sono lunghissimi, non li posso leggere. Il Signore parlò a Mosè e ad Aaron e disse: se qualcuno ha sulla pelle del corpo un tumore, una pustola, una macchia bianca che faccia sospettare una piaga di lepra, quel tale sarà condotto davanti al sacerdote. Il sacerdote esaminerà la piaga della pelle, se il pelo della piaga è diventato bianco, eccetera, eccetera, lui lo dichiarerà, viceversa nel caso qua, lo dichiara impuro. Allora, chi è che decide se una persona ha la lepra o meno? Il sacerdote. Capite perché Gesù guarisce i lebbrosi e poi li manda dal sacerdote? Per dare una prova incontestabile della sua messianicità. E allora, nel caso che viceversa la lesione non scompariva e che quindi si trattava di una lebbra vera e propria, questa persona veniva immediatamente allontanata dalla società, veniva cacciata dal villaggio e veniva sottoposto proprio a una specie di morte civile. Cioè questa persona è come se non esistesse più. Quindi la prima cosa era cacciata dai centri urbani dove io la gente, dove stanno i negozi. Uno. Qual era la seconda cosa che doveva fare immediatamente? Bravo, doveva coprirsi, doveva, in modo particolare doveva coprire il volto. Perché? Per evitare di infettare le altre.
Così lo riconoscevo, no? Perché praticamente doveva perdere il lupo, che significa perdere ogni personalità. Quella persona camminava, parlava, ma per la legge, per la religione, come deve essere, era morto. Capite che cosa significa guarire dei lebbrosi? Era la stessissima identica cosa che di animare un cadavere. Gesù lo guarisce 10. Quindi ad un certo punto c'è stato questo fatto di mascherarsi per non essere. Lui prima nominava, ricordava Ben-Hur. Vi ricordate quando Ben-Hur, lui parla in quella vallata, lì trova la madre, queste non si vogliono far vedere. Non si vogliono far vedere perché praticamente non perché per le piaghe eccetera, ma perché loro si è creato quella convinzione di essere già morti. Poi altre disposizioni dovevano avere un campanellino legato ad un guagliardo, in modo che dovunque si andava si sentiva scampanellare sul campanellino. E quando vedevano una persona dovevano immediatamente gridare impuro, impuro, in modo da non essere neppure schierate. Se una persona sfiorava per caso un lebbroso, che succedeva? Prendeva la lebbra. Prendeva la lebbra. Come? Diventava impuro. Diventava impuro. E l'impuro significa che questa persona non poteva più pregare, non poteva più andare al tempio, anche se si celebrava la Pasqua, non poteva celebrare. Significa che non poteva andare nella sinagoga. Se un uomo aveva un figlio che doveva fare il bar mitzvah, non poteva andare alla festa con il figlio. Questa persona dichiarata impura doveva stare chiusa in casa, in un angolo della casa, con un piatto suo, una sua sedia, non si poteva muovere di lì, non poteva toccare nessuno, gli uomini non usare niente, come le donne quando avevano il ciclo. Un'impurità totale, che poteva durare da un giorno a 30 giorni, a seconda del tipo di contatto avuto con Non avendo preso la lebbra. Poi fatto tutto questo doveva andare nel tempio, il sacerdote lo doveva esaminare e farsi vedere i bambini, bagni, bagnare, vestiti eccetera eccetera. Tutto questo si era scoperto, era stato scoperto. Ma lui era semplicemente contattato, non è che teneva la lebbra. Chi lo diceva? Lui stesso. Perché praticamente lo stato di impurità significava come essere ridotto come un'ombra che vive nello Sheol. Quelli che stanno nello Sheol, la Bibbia come li definisce? Sono stati coloro che sono tagliati fuori dal contatto con Dio. Coloro che non hanno più nessun tipo di contatto con Dio. Cioè a questa gente semplicemente perché avevano quando erano sospetti, come devo dire, erano a semplice contatto, non è che tenevano ancora la lettera, erano praticamente tagliati fuori non solo dalla società, dalla famiglia, ma erano tagliati fuori addirittura da qualsiasi contatto con Dio. È chiaro quindi quando era con Dio. E allora non potevano pregare proprio, se pregavano facevano peccato, un peccato ulteriore, anche perché. Perché delle disposizioni così severe? Perché gli ebrei erano convinti che i figli dovevano pagare le proprie colpe o le colpe dei padri attraverso delle punizioni divine. Per cui una malattia, un incidente erano come dire la punizione divina perché aver commesso qualcosa o lui, poi Gesù ha sfatato completamente questa legge a causa-effetto, diciamo. Poiché la lebbra è una malattia terribile, è chiaro che il peccato commesso da loro deve essere qualcosa di esagerato e di conseguenza ecco che ha creato la separazione. Arrivato a questo punto volevo leggervi un brano che pure se è stato letto domenica scorsa, era la prima lettura. Chi ricorda che era la prima lettura di domenica scorsa? No, ma quello che
si trova nel secondo libro di Mosè, un testo dell'Antico Testamento. Naam è un generale degli Amorrei, un popolo che a quel tempo era alleato di Israele contro i Natabei, contro gli altri altri popoli, insomma. Quindi il re degli Amorrei e il re di Israele erano amici, erano alleati, e Naam era il più valido generale di questo esercito. A un certo punto Naam si contagia e diventa depresso, è disperato, consulta tutti i medici, i sacerdoti, non risolve nulla, e una donna che si trova nella corte del re degli Amorrei è un'ebrea e gli dice: se tu vai in Israele c'è un uomo di Dio che può guarirti dalla lebbra. Quest'uomo di Dio, che la donna intendeva, era il profeta Eliseo. Però Naam, da buon direi italiano per esempio, capisce che l'uomo di Dio chi è? È l'uomo più potente che c'è stato, è l'uomo che è il re degli Amorrei. Allora si fa fare una lettera di raccomandazione dal re degli Amorrei per il re di Israele, e pensi che gli fa con questa lettera di raccomandazione, e il re di Israele manda qua arriva forza dalla lebbra, visto che ha questi poteri. Sì. Quindi prende la lettera, prende oro, argento, tessuti preziosi, e s'avvia. Giunto a Gerusalemme, fa portare la lettera al re. Non c'è poi Isabella personalmente, perché? Perché è leprosa. Letta la lettera, il re di Israele si stracciò le vesti dicendo: sono forse Dio per dare la morte o la vita, perché costui mi ordini di liberare un uomo dalla sua lebbra? Costui sarebbe il re degli Amorrei. Dice: so forse io Dio che posso gestire la vita e la morte, perché io possa guarire un lebbroso. E allora vedete come un israelita di quei tempi, a livello proprio psicologico, per lui la morte e la lebbra erano la stessissima identica cosa, ed era una situazione così grave perché solo Dio poteva metterci la dovuta le mani. Solo Dio può rianimare un cadavere, solo Dio può guarire un leproso. E allora capite qual è il vero senso del racconto che abbiamo, non è la gratitudine. Se solo Dio può guarire un leproso, perché un leproso equivale a un cadavere, e solo Dio può risuscitare tutti i morti, un uomo che di leprosi ne guida, chi è questo uomo? Gesù non lo dice, io so Dio, però vuole portare gli altri a riconoscere in lui la sua. E come lo fa? Lo fa scendendosi, abbassandosi, immergendosi nella cultura di quel popolo. Vi ricordate la volta scorsa ho parlato di inculturazione, cosa che la Chiesa non ha mai voluto considerare, che invece è importantissima. Cioè inculturare con il Vangelo, perché tutti arrivano attorno a questo nuovo Vangelo. E allora questo è il problema. La lebbra equivale alla morte, solo Dio può. Allora chi è Gesù Cristo? Tocca a noi rispondere. E questo significa la fede. Quindi noi non dobbiamo porci le domande: che devo fare? Se devo dire grazie, o meglio, ce lo dobbiamo porre, ma sono un frutto, sono una cosa che viene dopo. La prima domanda è: per me Gesù Cristo chi è? Se uno non risponde a questa domanda, non entra nella dimensione del regno. Ok? Un'ultima considerazione. Io poi, anche se finiamo un poco prima, io mi ho già fermato a forza, dove sono arrivato ieri sera. Ora c'è martedì sera con quell'altro gruppo, sennò scompaggiano la situazione. Allora, vi dicevo prima che noi possiamo osservare in questo racconto dei leprosi una struttura interamente caratterizzata da verbi di moto. Quindi praticamente Gesù si reca a Gerusalemme, passa per un villaggio,
i lebbrosi si avvicinano a Gesù, Gesù li manda dal sacerdote, quelli mandano dal sacerdote, poi uno torna da Gesù, Gesù gli dice vado, la tua fede ti ha salvato, quindi tutti merdi di moto. E anche nell'episodio di Matteo, molto più stringato, molto più breve, abbiamo notato la stessissima cosa. Secondo voi due è un puro caso? No. Che questi qui scrivano in questo modo, Luca e Matteo. È un fatto casuale o è un fatto deliberato? È un fatto deliberato. Che ci vogliono far capire? Presentando non una scena, perché praticamente c'è sta il villaggio, c'è sta il tempio, c'è sta Gerusalemme e poi c'è questo continuo movimento. Persone che la creazione è Gesù è sempre il buon samaritano che si lega a Gerusalemme. Legarsi a Gerusalemme, tutti scendono da Gerusalemme, cioè da Dio. Da Dio vengono i sacerdoti, i leviti, vengono i ladroni pure, tutti vengono da Dio. Uno solo torna però, va a Dio. Chi è? Gesù Cristo. E allora capite come il personaggio di Gesù del racconto di 10 lebbrosi è lo stesso identico Gesù del buon samaritano. Se Gesù è questo qui che vive la sua missione in un modo estremamente dinamico, no? Non seduto, spiego a mente della parola, ma muovendosi, insomma. Un cristiano può essere diverso da Gesù? No, non può essere Gesù. È chiaro, no, non spiritualmente parlare, deve essere la forza. E la Chiesa, ad esempio, restando nel tema dei lebbrosi, questo l'ha fatto? Come no? Ah sì, con le varie missioni. No, la Chiesa l'ha fatto, è l'unica che si è interessata dei lebbrosi. Mi devo ricordare come Gesù d'Assisi. Che fa Francesco d'Assisi? Ma prima di Follerò, ma prima di Francesco, ad Assisi, chi è che stava continuamente a contatto con i lebbrosi? Io alla là, io ero a Pasciaccio, toccavo un pacco. Era chiaro, però di Francesco si parla molto, molto più che non di Chiara. Anche se Chiara come l'ha fatto proprio in modo spontaneo, continuo. Questo pensate a Teresa di Calcutta, pensate a sta donna che niente di meno trasforma il tempio della Dea Kali. Io nella lezione, due lezioni fa, vi ho parlato di era Kali nella mitologia induista, era il segno della distruzione, dell'inizio quindi di cicli continui della vita, eccetera, eccetera. In questo tempio che era dedicato a sta dea, una donna, Teresa di Calcutta, che fa? Ci crea un leprosario per la cura, per amare, per ridargli una dignità. Ma la storia più bella è quella di Damiano de Münster. Ne avete mai sentito parlare? No? Questo sacerdote che appartiene all'ordine dei Maristi, i Maristi sono un ordine religioso tipo missionario, non lo so se sono peggio francesi di voi. Comunque praticamente il Vaticano aveva affidato a loro la missione della Polinesia, quindi loro lavoravano anche nell'arcipelago delle isole Hawaii e c'era questo prete che voleva andare per forza a Molokai. Molokai è un'isola dell'arcipelago hawaiano dove venivano buttati letteralmente tutti i lebbrosi. La lebbra era stata portata dagli europei, però si era diffusa in un modo spaventoso. Questi lebbrosi venivano presi e messi su un vascello che si fermava a circa 100 metri dalla riva, li buttava a mare e a nuoto loro si dovevano andare in quest'isola, uomini, donne, bambini, vecchi, come erano, insomma. Poi una volta al mese un vascello portava dei cibi, sempre con lo stesso sistema, buttava questa roba a mare che loro sarebbero a pigliare, ma senza nessun controllo, senza nessun aiuto, questa gente in breve tempo si trasformò in una branca di malviventi. Le donne venivano violentate, pensate che i bambini nati dalle donne lebbrose erano sani, si uccidevano per un pezzo di pane,
i cadaveri venivano lasciati insepolti sulla spiaggia, c'è veramente un inferno. E nessuno ci voleva andare, nessuno voleva andare lì, tranne suo padre Damiano. Il vescovo, geloso, pensando che Killa doveva era un superbo, che per una situazione di superbia voleva fare il santo, non ci voleva né nessuno né insomma. Fin quando poi si convinse e ce lo mandò. Appena Damiano è arrivato lì, dove la situazione è cambiata dalla A alla Z, ha insegnato a questa gente a coltivare i campi, a lavarsi, a pulirsi, ha creato di nuovo il senso della famiglia, ha poi, vedete, ha agito prima sulla gente. Quando le persone hanno cominciato a cambiare mentalità, quando hanno cominciato a cambiare cuore, allora poi ha costruito la chiesa, l'ospedale, la scuola, e Molokai è diventato un paradiso, è diventato letteralmente un, perché poi il Molokai è bellissimo, è la più bella dell'Israele. Arrivato a questo punto, i cari confratelli di padre Damiano, che fino allora non erano mai sentiti parlare di Molokai, tutti quanti dal vescovo che tutti a Molokai, a un certo punto il vescovo non gli parlerà, e finalmente, quindi scrisse una lettera al padre Damiano, cioè tu te ne dico, perché ormai sono 20 anni che stai lì, sei stanco, sei vecchio, come gli è, e tanto abbiamo i preti giovani, e quindi porta questa lettera e Molokai sente Damiano, si dispera, però dice ubbidisce, che ha da ubbidire, e il giorno dopo deve partire. La mattina si va a lavare le mani con l'acqua calda, che succede? Questo che per 20 anni non ha preso la lebbra, dopo che la mattina non sente più i mali, continua per non partire, si va a... che non poteva partire perché la legge diceva che le cose erano state Molokai, e quindi è rimasto lì, ha preso la lebbra. Che anni erano? Com'è? Che anni erano? Che periodo? Era l'800. Alla fine dell'800. A un certo punto io ho una fotografia proprio a casa di quel Damiano in pieno aspetto lebroso. Il naso, dopo già gli si era deformato, che infatti era caduto, aveva assunto un aspetto, si dice leonino, cioè somiglia un po' alla faccia di un leone, perché si era andato un po' di dorso da tutte le parti, e comunque rivive questa sua lebbra serenamente, i preti restano lì, poi si convertono pure loro, e quindi gli avvengono pure le suore, eccetera, eccetera, e poi dopo pochi anni muore. Muore, lo mettono nella sala mortuaria. La mattina dopo arriva il vescovo con gli altri veri, perché aveva i funerali, ma l'ha pigliato a Damiano, Damiano non ha più niente, ma bene lì, ed esistono le fotografie. Chiaramente, capite? Cioè, quando uno, oggi, diceva l'Agostino, la lebbra si può curare, però se te manca un lid, tu conti, la lebbra, ma un lid resta mancante. Quindi è intervenuto qualcosa, chiaramente i razionalisti tipo Di Freddi come diranno che è un caso, che la scienza poi casomai spiegherà come è accaduto tutto questo, noi non ce lo ricordiamo perché tanto già sappiamo, no. Questo quindi per quanto riguarda, però queste cose, questo muoversi nel mondo, questo non stare a fare i cristiani panchinati, a guardare che succede, che li fanno gli altri. È una cosa che deve riguardare solo la gente come Damiano, come Teresa, come Chiara, come Francesco. Oppure è qualcosa che dovrebbe riguardare tutti quanti noi. Dovrebbe riguardare tutti. E perché? Perché è la parola di Dio nel mondo. Bravo Giovanni. Perché per portare, tu la puoi portare solo se è stata roba te. E allora per questo io volevo concludere questa sera con questo versetto del Vangelo di Giovanni. Giovanni al capitolo 14 dice: amen, amen, leggo io mi. Allora, la formula amen amen, e
già l'ho spiegato tante volte, è una formula che indica un'importanza estrema di ciò che si sta dicendo. È come se Gesù dicesse arrabbiate il re, fate attenzione, perché quello che vi sto per dire è una cosa importantissima. E poi continua dicendo: o pisteuon eis me, traduce il credente in me, ma in greco il participio presente non indica una situazione generica di fede, indica uno che sta facendo la fede, uno che sta vivendo concretamente la propria fede, altrimenti si usava l'indicativo. Quindi il participio indica una fede in atto. Quindi il credente in me, ta erga a ego poio, quelle opere che io faccio, quali sono le opere che Gesù fa? È una sola, non un paio di miracoli. Gesù dove fa salva? Gesù salva, lo manifesta attraverso le opere, i ciechi, i sordi, eccetera, eccetera. Quindi anche quello, cioè il credente, farà. Quindi quelle cose, quella salvezza che io realizzo nella storia, il credente la realizzerà. E allora capite che noi siamo Gesù Cristo, un prolungamento di Gesù, come, non so come dite, un'estensione di Gesù Cristo. E allora egli ne farà mezz'ora, tutto più grande di questo lo farà. Perché? E poi c'è il perché. Perché ego proston patera poreuma, perché io presso il Padre sto tornando. Cioè Gesù che dice queste cose è un uomo come noi, ma dopo la morte e la resurrezione non è sto cadavere risorto che se ne vuole da qualche parte dove noi non lo vediamo più. Questo Gesù risorto è spirito, e lo spirito è una parola che noi usiamo per indicare un mistero, cioè sto spirito è in ogni credente. E allora quando noi diciamo che Madre Teresa curata i lebbrosi, prima di Madre Teresa era Gesù che compie, io faccio quelle cose, non quelle cose che io ho fatto, voi le farete, ma le cose che io faccio ora, e le fa perché? Perché Madre Teresa è uno che ha messo il suo cuore, la sua mente, le sue braccia a disposizione di questa presenza che sta dentro di noi. E questo deve essere pure per i credenti. Quindi il credente non è semplicemente uno che fa delle cose riferibili al Vangelo, non è semplicemente uno che fa dei gesti religiosi, che gli fanno tutti i gesti religiosi, ma il credente è uno che presta se stesso a Gesù Cristo, perché questo Gesù Cristo che non è più un uomo chiuso nello spazio e nel tempo, ma è diventato puro spirito che sta dentro il credente, possa continuare a fare quelle stessissime cose, cioè a guarire i lebbrosi, i ciechi, eccetera eccetera. Capite che significa essere Madre Teresa, essere, ma che è un qualsiasi santo, cioè qualsiasi battezzato lo dovrebbe fare. Questo dunque è il tema dei 10 lebbrosi. Poi chiaramente c'è stato il ringraziamento perché è avvenuto il comandante, però il tema di fondo è questo qui. Con questa azione Gesù ha fatto capire a quella persona, e l'ha capito, chi è lui e che cosa è venuto a fare. E ha fatto capire chi sono i cristiani. Non so se sono riuscito a farvi capire. E allora il sistema funziona bene a qualche però quello che è importante sono le intenzioni, non solo quello che noi realizziamo con la nostra piccolezza, con i nostri limiti, ma la cosa importante sono le intenzioni. Io stasera, se ora diciamo la preghiera.